Riciclo dei materiali, stop all'usa e getta come piatti e posate, alternative green come i bioshopper. L'Europa, e non solo, sta tracciando la strada per affrontare il problema della dispersione nell'ambiente dei rifiuti, in particolare di quelli plastici, anche perché il tema dell'inquinamento dei mari è di stretta attualità. Negli oceani ci sono 5 isole spazzatura galleggianti, fatte di plastica. È una situazione insostenibile anche perché pure nel Mediterraneo, dove non si formano questi aggregati, la quantità di particelle di plastica che finiscono nel ciclo vitale del mare, quindi vengono scambiate per cibo dai pesci e indirettamente rischiano di finire sulla nostra tavola, è molto alta. Dunque bisogna agire. Come? Beh, l'Unione Europea ha indicato la strada, prima di tutto con la direttiva sull'economia circolare, che spinge a recuperare tutti i materiali, e poi più nello specifico con un'altra norma che è in discussione e che vieta l'uso della plastica usa e getta per alcune categorie di oggetti come i piatti, le posate, le cannucce, cotton fioc. Nella stessa direzione dell'Europa si muovono i singoli paesi, dalla Gran Bretagna all'India fino all'Italia, che hanno annunciato o già introdotto leggi in questa stessa direzione. Tutto questo si può fare senza rinunce, perché ci sono sostituti, la tecnologia è in grado di mettere sul mercato oggetti che possono essere più gradevoli da maneggiare e che non vanno buttati, perché buttare gli oggetti dopo averli usati per pochi minuti, quando questi resistono per secoli magari in mare, è un atto di inciviltà. E in alternativa, se uno ha bisogno di avere un oggetto come un sacchetto di plastica e non ha avuto il tempo di portarlo da casa, ci stanno i sacchetti biodegradabili e compostabili che sono garantiti perché hanno le caratteristiche tecniche necessarie a permettere un rapidissimo smaltimento senza impatto ambientale. Perché curare il pianeta è possibile.